La gestione dello stress è una di quelle competenze trasversali che può essere accresciuta e migliorata. Vediamo come nel nostro prossimo servizio. Lo stress può essere definito come uno stato di ansia e tensione che riduce la capacità di affrontare situazioni e di svolgere compiti assegnati. La forte competitività, la frenesia e la velocità che spesso caratterizzano i moderni ambienti di lavoro spingono i selezionatori a ricercare la cosiddetta capacità di gestire lo stress. Tale abilità è necessaria anche per affrontare la ricerca di un'occupazione che porta a misurarsi con momenti carichi di tensione e a volte con insuccessi. Imparare a gestire lo stress significa adottare degli stili di comportamento che abbassino il livello di difficoltà in cui siamo chiamati ad agire. Pianificare le proprie attività. La sovrapposizione di attività è una delle principali fonti di stress. Quando dobbiamo svolgere incarichi diversi, è importante comprendere che non tutto può essere urgente. Predisporre una lista con le attività in ordine di scadenza ci aiuterà a pianificarne lo svolgimento, gestendo il tempo con maggiore serenità. Essere pronti all'imprevisto. Il verificarsi di un contrattempo può portarci a perdere il controllo della situazione. Nella pianificazione delle nostre attività è importante lasciare uno spazio di tempo per gestire un eventuale imprevisto. Qualora questo non si verifichi, potremo portare avanti il lavoro o ritagliarci un momento di riposo. Porsi degli obiettivi raggiungibili. Cercare di raggiungere obiettivi impossibili innalzerà il nostro livello di ansia e tensione. Suddividere il nostro obiettivo in diverse fasi ciascuna alla nostra portata ci consentirà di raggiungere l'obiettivo finale attraverso una sequenza di piccoli e gratificanti successi. Imparare a collaborare. Cercare di compiere da soli compiti complessi e difficili ci farà soltanto sentire sotto pressione. Imparare a chiedere la collaborazione di amici o colleghi nei momenti in cui ci accorgiamo di averne bisogno ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo e di condividerne la gioia del successo. Curare la propria formazione. Ci troveremo sicuramente in una situazione di alto stress se proveremo a svolgere attività per le quali non siamo sufficientemente preparati. Imparare a riconoscere il proprio livello di competenza ed eventualmente innalzarlo partecipando a specifici corsi di formazione ci permetterà di agire con tranquillità, mostrando abilità e preparazione. Coltivare i propri interessi. Essere sempre concentrati sui compiti che ci siamo prefissati ci porterà a vivere ossessivamente i nostri obiettivi. Dedicare una parte del nostro tempo a interessi e hobby personali ci consentirà di rigenerare la nostra mente e di acquisire la lucidità necessaria a valutare le priorità. Svolgere attività fisica. Un fisico poco tonico non risponde adeguatamente alle situazioni di stress. Svolgere attività fisica in modo regolare e moderato pone il nostro organismo in uno stato di salute e di reattività generale. Curare l'alimentazione. Un'alimentazione poco equilibrata e disordinata non garantisce il giusto apporto calorico necessario per affrontare i momenti ad alto impatto emotivo. La cura dell'alimentazione ci consentirà di mantenere un corretto stato di benessere psicofisico e di avere in ogni momento l'energia necessaria per fronteggiare ogni situazione.